La causa della beatificazione di Aldo Moro è stata affidata solo recentemente all'Apostolazione Generale dell'Ordine, in quanto Aldo Moro era un laico domenicano, era un terziario domenicano, come si esprimeva allora. Aldo Moro, ucciso dalle Brigate Rosse 40 anni fa, era un laico dell'Ordine dei Frati Predicatori, noti come Domenicani. A rivelarlo è padre Gianni Festa, apostolatore generale dei Domenicani, che ha una visione chiara sulla pratica esemplare delle virtù cristiane dell'ex presidente della Democrazia Cristiana. Io credo che la figura di Aldo Moro possa davvero risplendere nel panorama, no, della santità nostra come il santo politico o il santo della politica. Tuttavia non sarà facile fare elevare agli onori degli altari lo statista pugliese, una figura ingombrante e non priva di detrattori. Ciò che la postulazione deve provare è innanzitutto l'alta qualità della vita cristiana di Aldo Moro, quindi la pratica delle virtù, quale la carità, la fede, appunto la speranza, le virtù cardinali. Compito dell'apostolatore è ricercare anche con testimonianze l'esistenza della fama di santità. In particolare si pensa di insistere sulla virtù in cui Moro ha eccelso, il servizio nella politica, definita da Paolo VI la forma più alta della carità. L'agire politico di Moro è un agire che è profondamente e direi indissolubilmente legato, radicato in una autentica vita cristiana. Aldo Moro praticava quotidianamente la preghiera e i sacramenti, oltre a vivere una vita modesta, discreta, tesa all'edificazione del bene dei cittadini. Aldo Moro, insieme ad altri noti, insomma, ecco, personaggi del nostro dopoguerra come La Pira, Lazzati, Dossetti, Giordani, eccetera, sono stati allievi e discepoli di Paolo VI, il giovane Montini, ne sono stati figli spirituali. Per padre Gianni fu proprio Paolo VI ad accennare alla santità di Moro alle esequie ufficiali. O Dio della vita e della morte, tu non hai esaudito la nostra supplica per la incolumità di Aldo Moro, di questo uomo buono, mite, saggio, innocente ed amico. L'attenzione su Aldo Moro è stata anzitutto di tipo politico indagatorio. Raramente è stato fatto notare il suo atteggiamento profondamente cristiano durante il sequestro. Dalle lettere del politico DC, ne è convinto il postulatore, si può operare una lettura anche spirituale di quello che stava accadendo. In una, Moro invita la moglie Noretta a pregare e definisce la sua prigionia una prova assurda e incomprensibile, ma afferma questa è la volontà del Signore. Come non leggere e individuare in queste parole la fine del Cristo, no? Che nell'orto di Getsemani chiede, si rivolge al Padre, ecco, domandando in qualche modo conto di ciò che sta accadendo, ma rimettendosi alla volontà del Padre e soprattutto donando la propria vita secondo quella che era la volontà del Padre. Oggi più che mai padre Gianni ritiene sia il caso che la Chiesa proponga un modello di santità ai politici cattolici, perché ispirino la propria azione a quelli che sono i valori del Vangelo di Gesù, così come ha fatto Aldo Moro. Ma per essere proclamato beato è necessario un miracolo. Ce ne sono di attribuibili a lui. Sa, io sono ancora agli inizi, quindi per ora non ho notizie e non mi sono neanche interessato. Oggi dobbiamo lavorare perché l'apertura appunto dell'inchiesta diocesana, del processo, giunga al suo scopo, alla sua fine, per poi poter scrivere la posizione e andare avanti perché Moro possa avere il titolo di venerabile.